Crema di aglio al forno con 5 teste di aglio intere, del timo limonato, altro timo classico, olio extravergine e sale. Questo per quanto riguarda la crema. Per quanto riguarda l'altra ricetta, cioè il branzino al vapore di sale, 4 tranche di branzino, 200 g di sale grosso. E poi quanto basta di erbette aromatiche e olio extravergine. Per il contorno possiamo scegliere delle bietole, dell'aglio, olio extravergine e limone. Questa crema all'aglio che lei sta preparando sarà abbinata poi anche al branzino. Qua sì, si sente caso... un odore di aglio, ragazzi, lei ha tagliato a metà questi. Sì. Praticamente la prima cosa che bisogna fare è lasciare scoperti tutti gli spicchi. In questo modo cuoceranno più velocemente e si impregneranno di tutti i profumi che gli andiamo a mettere. Va bene. Li poggiamo tutti in una teglietta e vanno in forno. Sì. Mettiamo olio abbondante, perché questo aiuterà a creare questa cremina. Sì. Ok, perfetto. E poi possiamo utilizzare, io ho parlato di timo perché lo preferisco con il pesce, ma volendo si può usare dell'origano, si può usare della menta. Perché poi usi due tipi di timo, quello limonato e quello classico. E quello classico, sì. Diciamo quello limonato è difficilissimo da trovare, almeno dalle mie parti è difficile. E si fa. Anche una scorzetta di limone, volendo, gli si può aggiungere. E tutto in questo modo va al forno. In forno. Per la cottura, questi li lasciamo un secondo perché voglio andare su col pesce. Mettiamo alla base del sale grosso. Quindi ne abbiamo bagnata una e la poggiamo sul sale. Il sale può essere lasciato così, to cour, come direbbe qualcuno più chic. E io invece ci aggiungo un po' di erbette. Che cosa succede? Adesso si formeranno dei vapori di sale che andranno a cuocere il nostro pesce senza condimento. Voilà. Facciamo dei pezzettini abbastanza regolari per la presentazione dopo. Li mettiamo con la pelle all'insù, sì, perché creerà un po' di cappa. Da sotto arriva il calore, cuocerà la polpa e non si disperderà questo calore perché la pelle glielo farà tornare poi, in giù. No? Mettiamo un coperchio. Prima ci vorrebbe giusto un goccino d'acqua, se lo possiamo prendere con questo. Lo prendiamo qui. Lo mettiamo sotto, così creerà il vapore. Basta così. Basta così. Perfetto. Lo mettiamo sotto. Bagniamo questo sale che sarà diventato già caldo, la carta su. Quindi lo chiudi con la carta? Non ho messo niente, né sale, né olio. Ecco qua. Sì. Adesso noi con gli spicchi che abbiamo... Liberiamo l'aglio. Però adesso senti il profumo com'è cambiato. Sì, decisamente. È molto più dolce. È vero, hai ragione. Si sente questo piccolo affumicato, questo profumino quasi di arrosto, perché l'aglio di questa proporzione sa di arrosto. Ora possiamo scegliere due strade. O quella più veloce di utilizzare una schiacciapatate, mettendo la testa d'aglio a testa in giù, certo, in modo tale da farlo uscire. Può sembrare banale, però qualcuno... No, ma ha ragione, perché... No, in questo modo... come per le patate, no? Come sono lesse, non serve sbucciarle. No, non serve sbucciarle, però tagliate a metà, mettendo la parte tagliata sui fori. Chiaramente, e la buccia rimane dentro il... Dove la passi? Aspetta, dove questo vuoi passarla? Lo passiamo direttamente nel bicchiere, giusto qua. Perché se dovesse rimanere qualche pezzo un po' più grosso... Vedi la cremina? Anche perché lo andiamo ad emulsionare con qualche altra erbetta un po' più fresca. Va bene. Quindi nella nostra cremina aggiungiamo un filo d'olio extravergine d'oliva. Volendo possiamo metterci qualche altra erbetta. Riusciremo a frullarlo? No, ce n'è pochino. Lo possiamo mischiare anche. Gli diamo giusto una frullatina. Questo continua ad andare. Questa cottura si può fare con la verdura, ma anche con la carne. Io a volte faccio delle polpettine di carne di vitello, di maiale, e le cuocio in questo modo. Che profumo di aglio, mamma mia. Però la nostra ricetta è arrivata... Guarda la cottura, no? Eh sì, è perfetta, direi. Abbiamo impiegato in tutto 5 minuti. Sì, in effetti è pochissimo. Ma il segreto in cucina è quello.
Le ricette elaborate sono importanti e anche belle, però per chi ha poco tempo e vuole una cucina salutare, magari non ha una vaporiera, oddio, sta arrivando. E quattro quattro, lesto lesto. Sta arrivando. Ciao. Ciao Imma. Che cosa mi dici dell'aglio? Vuoi provare ad assaggiare questa cremina d'aglio? Sì, e persicani. Poi dopo ti alito addosso. No, dopo te ne vai, perché no, beh, guarda, allora c'è un profumo che è una roba spettacolare. Dopo te ne vai. C'è un profumo che è una roba spettacolare. Vai, persicani. Aspetta, ma io sono abituato col dito. Ah, scusa. È buona, eh? È buona, sì.